Ma io sono questa sera molto, molto lieto di essere qui perché considero questo programma fatto dalla Fondazione un programma importante per riflettere su alcune personalità e quindi alcuni momenti importanti della vita della Repubblica Italiana. Importante perché, a mio avviso, in questo periodo, in questi anni, in questi ultimi anni, c'è stato un modo sprezzante di liquidare la Prima Repubblica, perché la formula appunto Prima Repubblica era un modo sprezzante per dire che tutti i mali del paese erano venuti da quella storia. Non c'è stata invece una riflessione seria, perché è chiaro che a un certo momento della vita repubblicana, appunto negli anni 80, io penso proprio soprattutto dopo l'assassinio di Moro, si apre un problema per la Repubblica italiana. E non si seppero dare risposte adeguate. Quindi una riflessione sui limiti che i partiti che avevano dato vita alla Repubblica e alla Costituzione ebbero in quel momento, era giusto riflettere. Riflettere e anche fare una battaglia politica, ma non una battaglia liquidatoria, perché noi abbiamo visto poi che cosa è venuto dopo la liquidazione dei partiti che fecero la Costituzione. E le persone che qui sono state indicate per questo ciclo di conferenze sono tutte persone che hanno dato un contributo, io ritengo, straordinario, sia alla Costituzione repubblicana, alla vita della Prima della Repubblica, sia all'Europa, perché sono personaggi che si sono impegnati per l'Europa. Questa sera parliamo di Giorgio Ventola. E per dare una prima, diciamo così, una prima risposta a un quesito, a una domanda che ha fatto Cacciari, perché questa scelta di Amendola sulla classe operaia, quale fu il suo rapporto, la centralità della classe operaia. Io voglio leggere un breve passo di un discorso che Amendola fece nel 1952 alla Camera, discutendo una legge di attuazione della norma accessoria della Costituzione sul fascismo. Amendola diceva, perché si pose questa domanda, perché una maggioranza liberale, popolare, democratica, qual era quella espressa nell'elezione del 1921, si è lasciata in questo modo allontanare dalla direzione del potere e ha abdicato? Ha capitolato di fronte a un gruppo di avventurieri? Bisognava andare più a fondo per comprendere il fenomeno. Per comprendere che cosa era avvenuto, bisognava ricercare nella società italiana, nelle sue forze sociali, nei suoi contrasti di classe, nelle sue contraddizioni, nell'insufficienza della democrazia prefascista. Bisognava ricercare nel modo stesso che nel secolo scorso si era formata l'unità italiana. I motivi
della crisi politica che nel dopoguerra aveva permesso l'apparizione e la vittoria del fascismo. Io sono diventato comunista, ecco il punto, da liberale che ero, perché il comunismo mi diede questa risposta. Gramsci mi diede questa indicazione e ci dimostrò quali erano le cause, i motivi di questa tragedia, che cosa era il fascismo e come esso non fosse caduto dal cielo. Gramsci sullo Stato, sulle classi dirigenti, sul sistema economico rifletteva e diceva che non si riesce, le classi dirigenti non riuscivano più a rispondere ai bisogni elementari della popolazione. Quindi dice Amendola. Noi vediamo il fascismo nascere nel quadro, noi vediamo nascere il fascismo nel quadro di questa crisi, come strumento di violenza delle classi privilegiate per arrestare la marcia dei lavoratori. Ecco le ragioni per cui lui si schiera, diventa comunista e appunto leggendo Gramsci e poi partecipando, era il 1929 quando insieme ad Emilio Sereni e ad altri giovani da Crociano diventa comunista, era diventa per questa ragione che lui spiega, perché riteneva che c'era stato un fallimento delle classi dirigenti e il fascismo era stato alimentato dalle classi dirigenti che non riuscivano più a risolvere i problemi del paese e di fronte al grande movimento dei lavoratori avevano risposto con la violenza. E allora, ecco, la sua scelta era che bisognava capire se in questo contrasto di classe la classe operaia non era chiamata ad assolvere ad una funzione democratica, cioè a una funzione essenziale proprio nella lotta al fascismo e nella costruzione della democrazia italiana. Questo fu. E io penso che questa scelta, poi come dirò, questa bussola ha guidato tutta la storia di Giorgio Amendola. Quindi, però, ecco, per parlare di Amendola è necessario richiamare, del resto appunto questo è il modo come fece la scelta di vita, come l'ha chiamato in un bellissimo libro. Bisogna ritornare un po' anche alla storia del Partito Comunista, quindi il suo ruolo nella costruzione della democrazia italiana, perché la domanda che dobbiamo porci è appunto questa. Amendola è stato uno dei pilastri del Partito Comunista. Io ho sempre pensato che il volto che ha avuto il Partito Comunista in Italia sarebbe stato diverso senza Amendola. Amendola è stato una delle personalità che ha dato un volto al Partito Comunista, che era un volto di un uomo che esprimeva in un certo senso una certa Italia, l'Italia, una parte dell'Italia liberale, colta, democratica, che si era ribellata al modo in cui appunto le classi dirigenti avevano portato il paese al fascismo. Quindi la sua presenza nel Partito Comunista è stata una componente essenziale del volto stesso del Partito Comunista. Ma dicevo, guardiamo appunto per capire bene questo ruolo che Amendola ha avuto nel partito, forse bene, e anche per capire che cosa è stato il riformismo di Amendola. È bene ritornare un momento a quella che è, diciamo, la storia del partito, molto, molto sinteticamente, perché non è certo l'occasione di questa sera. Il Partito Comunista, dopo la liberazione, era un partito
che era da un canto si definiva ancora un partito rivoluzionario, perché il Partito Comunista era nato a Livorno, si era separato dai socialisti riformisti, e nel teatro dove si riunirono c'era un cartello che diceva: faremo come la Russia, cioè faremo la rivoluzione, noi ci separiamo perché accettiamo i 10 punti dell'Internazionale Comunista e noi riteniamo che la fase della attuale, quella del dopoguerra, dopo la rivoluzione d'ottobre, per l'Europa è la fase della rivoluzione. Quindi noi ci separiamo per fare un partito rivoluzionario. E questo è stato sempre, diciamo così, la cifra del PC, del Partito Comunista d'Italia, nell'ambito poi dell'Internazionale Comunista. Ma dopo la liberazione, quando Togliatti torna a Napoli, nel suo primo discorso che fa nel marzo a Napoli, dice una parola che sembra straordinaria, dice: non faremo come la Russia. Cioè un partito che era nato col faremo come la Russia, lui dice non faremo come la Russia, cioè l'era delle rivoluzioni è finita. C'erano stati dei grandi fallimenti, soprattutto in Germania, c'era stato il fascismo, c'era stata la guerra, c'era stato tutte le catastrofi che abbiamo avuto nel Novecento. Lui disse non faremo come Russia. La via è la via democratica, la via italiana al socialismo, quindi la via delle riforme, la via del Parlamento non come tribuna di propaganda, ma il Parlamento come sede di elaborazione, di lotta politica e di costruzione della democrazia, di espressione della democrazia, per fare le riforme democratiche del paese. Questa fu la svolta di Togliatti. Però, ecco, al tempo stesso il Partito Comunista restò nell'ambito del Movimento Comunista Internazionale. Non c'era più l'Internazionale Comunista, ma si sentiva parte. Tanto è vero che poi nel 1947, quando si fece il Cominform, il Partito Comunista fu uno dei pilastri, diciamo, chiamato ad essere parte delle Cominform. Cioè il Partito Comunista rimase, diciamo così, dentro quell'area, con la sua individualità che gli aveva dato Togliatti, ma era parte di questa grande realtà che era appunto il Movimento Comunista Internazionale. E noi abbiamo avuto, diciamo così, una prima fase. Io la prima fase la colloco dal 44 all'approvazione della Costituzione, al 47. La Costituzione fu firmata poi nel 48. In cui il ruolo del Partito Comunista è determinante per la democrazia italiana, perché Togliatti fa la svolta di Salerno, costituisce il primo governo di unità contrapponendosi alla linea che era stata scelta nel congresso di Bari dai partiti antifascisti, compreso il Partito Comunista, cioè di non fare nessun governo fino a quando c'era la monarchia e fino a quando c'era Badoglio. Lui disse no, noi faremo il governo con Badoglio e con la monarchia, anche perché c'è la resistenza al nord dove ci sono i badogliani e ci sono parte dell'esercito che è con la monarchia. E dobbiamo fare un governo in grado di fare partecipare l'Italia con gli alleati alla guerra di liberazione.
questa scelta, che fu una scelta discussa, contrastata, c'è una discussione se questa era una direttiva di Stalin o non di Stalin. Il fatto è, lasciamo stare, perché questa affidata agli storici, ma io ritengo che questa fu una scelta che corrispondeva all'interesse nazionale, alla ricostruzione dell'unità nazionale e della democrazia italiana. Tant'è che dopo l'unità nazionale e quel governo noi abbiamo avuto la Costituente, abbiamo avuto la Repubblica, la Costituzione, l'avvio della ricostruzione, l'Italia nell'alveo degli alleati. In 4 anni, guardate, pensiamoci a queste cose, in 4 anni, dal 44 al 48, in 3 anni, 3 anni e mezzo, l'Italia ebbe la Repubblica, la Costituzione, la via alla ricostruzione, la presenza nel consesso internazionale. Questa era una classe dirigente, appunto. Se io penso che ora sono passati 15 anni in cui si riparla della Seconda Repubblica e siamo a quello che stiamo vedendo in questi giorni al Senato, io lascio stare, lasciamo stare la classe dirigente di tutti i gruppi, di tutti i partiti. Bene, io ritengo che questa dualità che nel 47, ecco, soprattutto nel 47, quando si rompe l'unità nazionale, c'è il Cominform, quella che è stata chiamata la doppiezza di Togliatti, questa duplicità di posizione, da un canto la via italiana al socialismo, alla democrazia, dall'altro il collegamento internazionale, faceva sì che questo partito, che appunto aveva questa duplicità di presenza nell'agone politico italiano, ma anche nella vita politica europea, questo partito non poteva fare né la rivoluzione, perché non era nei suoi progetti, non era più, né poteva accedere al governo, perché dati i suoi rapporti, i suoi collegamenti e il modo come si era definita il mondo spaccato in due con la guerra fredda. Quindi questo partito che cosa deve fare? Un partito che appunto che era stato rivoluzionario, che non poteva fare né la rivoluzione né andare al governo. E qui, guardate, qui è stata la sapienza, secondo me, di Togliatti, il suo, come diceva giustamente Massimo, il suo realismo e il realismo di quel gruppo dirigente. Perché quale fu la reazione a questo stato di cose? Questo stato di cose, nel partito ci furono più anime, l'ha ricordato Massimo, e ci furono più anime subito, appunto, quando fu chiaro nel 48, fu chiaro che il partito si trovava in questa gabbia. Noi abbiamo avuto una parte del partito e del gruppo dirigente del partito, penso a Pietro Secchia, ma a tutto un gruppo di compagni, i quali non pensavano, guardate, che potevano fare la rivoluzione. Pensavano un'altra cosa, pensavano che bisognava spingere la protesta, la lotta delle masse, la tensione politica al punto da costringere, diciamo così, a una crisi di regime. Io ricordo bene, io ricordo benissimo che due episodi basta ricordare, che quando ci fu la discussione nel 1953 sulla legge truffa, ci fu l'ostruzionismo durissimo al Senato e ci fu Meuccio Reine che impose poi all'ultimo il voto con una... Pietro Secchia
disse nella segreteria del partito di Sottobiatti: noi dobbiamo ritirarci dal Senato, dal Parlamento. E Togliatti gli rispose: e dopo cosa fai? E dopo la ritirata dove vai? E quindi lei, e quando Pajetta andò a pigliò la occuparono la prefettura di Milano, e dalla stanza del prefetto telefonò a Togliatti e disse: abbiamo preso qui la, abbiamo occupato la prefettura. Lui gli disse: e ora che te ne fai dalla prefettura? Cioè c'era questa diciamo così insofferenza di portare la protesta fino al limite, diciamo così. E del resto ormai gli storici hanno documentato che quando nel 1950 Secchi andò a Mosca da Stalin ad avere un colloquio riservato, appunto a proporre una linea alternativa a quella di Togliatti, che era quella appunto della esasperazione del conflitto sociale e del conflitto politico, ma senza uno sbocco politico, lo stesso Stalin gli disse che non era sensato farlo. Ebbene, poi non è un caso che nel 1954 sì, ci fu l'incidente, diciamo così, di un collaboratore di Secchia che sparì con la cassa del partito, ma la verità è che era venuto il momento in cui Togliatti fece una svolta, perché affidò la sezione d'organizzazione, che allora era il punto decisivo della vita del partito, l'affidò nel 1954, l'affidò proprio a Giorgio Amendola. E quindi quello fu un mutamento, diciamo così, di orientamento, di linea, diciamo così, rispetto alla... E Giorgio Amendola, il quale, bisogna essere chiaro, è stato un comunista. Io in un mio libro ho detto che Amendola era uno che contraddiva, ma si contraddia anche. Ho ripreso una frase di Sciascia, che lo diceva per se stesso. Anzi, Sciascia voleva che nella sua tomba si mettesse appunto questa che contraddisse e si contraddì. Amendola fu uno, anche così, come dirò, contraddisse fortemente, perché è stato un uomo che ha fatto delle battaglie politiche, ma molto forti, molto aperte e molto coraggiose. Qualche volta, come dirò fra poco, non ha tirato pienamente la conclusione delle battaglie che ha fatto, quindi si contraddisse. Ma le sue battaglie sono state sempre appunto portate alla luce del sole del partito, nel modo che si faceva col centralismo democratico, ma aveva, diciamo così, sulla base di una linea, diciamo così, di una linea. Ecco, in questa questione, ecco il punto che a me pare centrale nella vicenda di Amendola, che in questo incontra Togliatti. Se il partito è in questa gabbia, diciamo così, appunto, cosa è il riformismo? Quale riformismo è possibile? Quale scelta? Questa è stata, badate, a mio avviso, la questione fondamentale che si è posta nel quadro del partito. Io penso che, del resto poi leggerò un pezzo di un discorso fatto da Amendola alla Camera dei Deputati, in cui esplicita bene questa linea, cioè la linea era di non pensare che lo sbocco politico del Partito Comunista potesse essere quello di lavorare
tanto peggio, tanto meglio. E di lavorare invece per riforme nell'economia, nello Stato, nella società, che via via avrebbero creato le condizioni di un'avanzata e di una e di un ruolo delle classi lavoratrici tale da indurre a un mutamento nei rapporti di forza e quindi uno spostamento anche a sinistra, diciamo così. Amendola, per testimoniare questa affermazione che faccio, nel 1952, la Malfa presenta la nota aggiuntiva, quindi siamo alla vigilia del centro-sinistra del 62, quindi nel 62, Amendola fece un discorso fondamentale in quel periodo, in quel momento, in cui delineò appunto che cosa era il riformismo comunista in un quadro, in un momento in cui era in incubazione il centro-sinistra. Il centrismo era stato superato, battuto con la legge truffa, non c'era più De Gasperi, nella Democrazia Cristiana era avvenuto un terremoto, perché al partito, diciamo così, De Gasperiano c'era Fanfani che pensava appunto a una linea in cui il capitalismo di Stato avrebbe avuto un ruolo del tutto nuovo e diverso rispetto alla visione De Gasperiana, tant'è vero che poi si apre una polemica durissima, soprattutto con Luigi Sturzo, dicendo che quello era un tradimento al vecchio popolarismo, cioè quel fatto che la Democrazia Cristiana si organizzava come partito e si dava una struttura in rapporto anche al fatto che promuoveva l'industria di Stato. Bene, Amendola nel suo discorso fa un'affermazione molto significativa. Dice: quando al bilancio del quindicennio, quindi un quindicennio in cui c'era stato uno scontro sociale molto, molto forte, siamo nel 62, noi siamo lontani dal sottovalutare l'importanza dei risultati ottenuti. Questi risultati sono indicati anche nella relazione alla Malfa. Non siamo stati noi a dire che si sono perduti 10 anni. Lo ha detto in un momento di accesa foga polemica l'onorevole Giulio Pastore al congresso di Firenze della Democrazia Cristiana. Dobbiamo invece parlare di 10 anni non bene utilizzati, non pienamente utilizzati. Si è avuta però in questo periodo la trasformazione del paese da agrario in industriale e si è avuto comunque un fatto importante, la rottura del vecchio equilibrio fontato nella vecchia Italia prefascista e fascista, sul protezionismo industriale e agrario, sulla politica autarchica e corporativa, si è avuta cioè la rottura di un sistema di bassa produttività, di permanente disoccupazione, di bassi salari, per cui il periodo fascista è stato il periodo di massima stagnazione economica della vita italiana nel XX secolo. Cioè era un uomo che pigliava atto del fatto che anche i governi della Democrazia Cristiana, grazie anche al modo con cui era stata fatta l'opposizione e il movimento operaio come si era mosso, l'Italia era uscita, lui dice, da un periodo di stagnazione. E a questo punto lui dice, è necessario una programmazione democratica dell'economia. E siccome la Malfa aveva presentato un documento importante sulla programmazione, in cui la Malfa aveva preso atto appunto
del fatto che l'Italia ormai era uscita da quelle, ma si erano determinate anche squilibri. Il miracolo economico aveva generato squilibri tra nord e sud, squilibri sociali, squilibri territoriali, squilibri gravi anche. Basti pensare a che cosa è stata la grande emigrazione dal sud al nord. Ebbene, si disse no, bisogna programmare e bisogna quindi individuare quali sono i punti su cui lo Stato non ne ha. E lui fa una polemica con chi proponeva la pianificazione. Lui disse no alla pianificazione, ma sì alla programmazione, cioè a una linea non, diciamo così, costrittiva, non a una linea che determinasse i tassi di sviluppo, che determinasse i consumi, che determinasse, cioè a quel tipo di pianificazione che somigliava, diciamo così, alla, ma una programmazione in cui la guida politica dello Stato, l'intervento dello Stato, si muovesse in una direzione per correggere questi squilibri e non uscire quindi dal sistema, ma riformare il sistema, che era un po' la linea che avevano i partiti socialdemocratici. Del resto, quando poi l'anno successivo si apre la discussione sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, su proposta, un progetto anche di Riccardo Lombardi, il discorso è lo stesso. Cioè bisogna nazionalizzare quei settori come l'energia elettrica, i quali sono un monopolio che impediscono lo sviluppo. Quindi non una nazionalizzazione per superare il capitalismo, no, ma per riformare il capitalismo come era nella storia dei partiti socialdemocratici. In definitiva facevano quello che i partiti socialdemocratici in quegli anni facevano in Inghilterra, facevano in Germania, facevano in altre parti. Ora, a questo punto però, io voglio ripigliare un argomento che mi pare importante, sollevato da Massimo, e cioè è proprio in questa fase che nel partito nasce un'altra, non più, diciamo così, la sinistra di secchia con quelle, diciamo così, con quelle caratteristiche, ma un'altra sinistra. Un'altra sinistra che è quella di Pietro Ingrao, di Rossana Rossanta, del gruppo che poi sarà il gruppo di Aldo Natoli, del gruppo poi quella del Manifesto, che fanno e aprono una battaglia politica proprio sul centro-sinistra, proprio su quella fase. Su quella fase e quindi anche sul capitalismo. Io non sono molto d'accordo che Amendola non avesse chiara, diciamo così, i mutamenti che ci furono, intervennero nella classe operaia e nel capitalismo. Se leggiamo tutta, lui ha fatto una bellissima intervista su Novella e sul sindacato, quando dal congresso di Livorno del 69 della CGIL si passò dalle commissioni interne ai consigli, e nel momento in cui ci furono le grandi lotte che poi portarono a una fase dell'unità sindacale, che fu il momento in cui Novella lasciò la segreteria della CGIL. E Amendola, con un'argomentazione molto ricca, porta a vedere come conosce, come i nuovi meccanismi, diciamo così, che erano intervenuti nel sistema produttivo imponevano dei cambiamenti. Del resto questo era un discorso che già
quando ci fu la sconfitta alla Fiat del 55, investì lo stesso Di Vittorio. Quindi la contrattazione nazionale o la contrattazione aziendale, problemi che si ripropongono in questi giorni, diciamo, anche ancora oggi nel sindacato. Ma il problema allora era un altro, era più complessivo. Nel 1962 il Partito Comunista all'Istituto Gramsci fece un grande convegno sulle tendenze del capitalismo italiano, con una relazione di Giorgio Amendola e con vari interventi, in cui si studiarono quali erano le nuove tendenze, appunto, del capitalismo italiano. Ma ecco, qui c'era una diversità, diciamo così, di giudizio, che emesse nettamente nel momento in cui si va a fare il centro-sinistra. E cioè, se la tendenza di quello che venne chiamato il neocapitalismo era una tendenza volta ad ingabbiare, come si diceva, la classe operaia, e quindi il centrosinistra col Partito Socialista serviva essenzialmente a fare questa operazione, un'operazione di sterilizzazione della classe operaia e di inglobamento in un processo neocapitalistico, o il centrosinistra era una scelta obbligata dalla crisi del centrismo, dalla crisi politica e anche dalla necessità che aveva la stessa Democrazia Cristiana di avere uno sbocco alla sua crisi interna. Cioè, che era un fatto politico che era legato indubbiamente ai cambiamenti sociali che c'erano stati. Basti pensare a quello che fu il convegno di San Pellegrino della Democrazia Cristiana, dove l'analisi, diciamo così, morotea fatta è il congresso della Democrazia Cristiana del 1962 a Napoli, dove l'analisi di tutti i processi sociali nuovi che erano intervenuti nel capitalismo, nella società, dopo gli anni del centrismo, sono presenti. Sono fortemente presenti, basta rileggere il discorso di Moro al congresso del 1962. E quindi c'è il centro-sinistra, qui sì, c'è una divaricazione. Togliatti dice il centro-sinistra è una trincea più avanzata nella lotta per le riforme, e quindi non bisogna contrapporsi radicalmente, ma tallonare il centrosinistra con una iniziativa politica e sociale perché le riforme indicate venissero fatte, e invece c'era la tesi della globalità, di un'opposizione globale che metteva insieme questa parte del Partito Comunista e il Partito Socialista di Unità Proletaria, il PSUP, che era nato dalla scissione del Partito Socialista. Ed è una fase di lotta politica molto, molto forte, molto aperta nel partito, nella direzione. Io mi ricordo perfettamente che quando già nel 1964, nel marzo del 64, si fece la conferenza d'organizzazione a Napoli e fui io il relatore, perché allora ero responsabile della sezione d'organizzazione. La battaglia politica in direzione sul testo della relazione e sulla parte politica sul centro-sinistra fu durissima, fu asprissima. E fu asprissima nel comitato, anche apertamente nel comitato centrale. Del resto, se voi leggete il libro di Rossana Rossanda, quello che ha avuto il premio Strega, perché è un libro ben scritto,
è pieno di imprecisioni clamorose, ma però ci sono anche lì dei giudizi molto precisi, però molto precisi, sia su che cosa era appunto il Partito Comunista, sia appunto su che cosa, come bisognava fronteggiare quella fase. Sul Partito Comunista, su Togliatti, scrive la Rossana Rossanda, è una cosa che è interessantissima, perché è anche vera, dicevo così. Dice, su Togliatti, quando lo avrei criticato negli anni 70, lo rivaluto oggi. Una volta accertato e accettato che il suo obiettivo non fu rovesciare lo stato delle cose esistenti, cioè il capitalismo, ma garantire la legittimità del conflitto. Non so se fosse arrivato a pensare che era la condizione in assoluto migliore l'Occidente, o al presente non si potesse fare altro, e cioè che la rivoluzione e l'abbattimento del capitalismo non era all'ordine del giorno. Del resto dice, in un altro passo dice, dico questo, un ragionamento che fa, perché mai in quel passaggio che parla appunto degli anni 60, degli anni 70, dice mai in quel passaggio il Partito Comunista, lo dice criticamente questo, pensò a prendere il potere, ma al più ad essere nel potere, inteso come governo, obiettivo del quale non si sarebbe più del tutto separato. E cioè il problema per la Rossanda, e non solo per la Rossanda, era allora che secondo loro noi dovevamo come comunisti pigliare il potere, non andare al governo, cosa vergognosa, ma pigliare il potere. E quindi si riteneva possibile in Italia, siamo badati negli anni 60, negli anni 70, fare appunto non si capisce poi con quale mezzo, non si capisce perché loro non erano per la rivoluzione, perché è vero quello che dice Cacciari, che questo gruppo era anche antisovietico e che furono molto pesanti quando fu l'occupazione della Cecoslovacchia, ma contemporaneamente, negli stesso periodo, diventarono fortemente maoisti, sostenitori della rivoluzione culturale, cioè ritenendo che quel sistema bisognava combatterlo, ma bisognava combatterlo con i metodi di Mao, con i metodi della rivoluzione culturale. Ora, io ho fatto questo ricordo, mi serviva per dire che appunto noi abbiamo avuto poi in questa nuova fase nuovamente una contestazione, e nuovamente Amendola in questa fase ha un ruolo, a mio avviso, essenziale. Ha un ruolo essenziale perché lui è, io credo, il compagno che più di tutti pone un problema. Il problema è questo. Il problema è se il centro-sinistra, era un problema che aveva posto Togliatti, anche lui lo porta, diciamo così, molto avanti, se il centro-sinistra, quindi uno spostamento a sinistra dell'asse politico, tenendo conto, ecco il punto però, tenendo conto che il Partito Comunista in quel periodo era in quella condizione in cui ho detto all'inizio, era qualcosa che di cui bisognava pigliare atto come un fatto positivo o no? E lui fu il solo forse che disse esplicitamente che bisognava pigliarlo come un fatto positivo, perché lo spostamento a sinistra di quell'asse politico era uno spostamento che interessava
la generalità del paese, e non è vero che la classe operaia ne avrebbe avuto danno di incapsulamenti, ma ne avrebbe avuto la possibilità di esercitare un ruolo più efficace, diciamo così, e più libero anche. Del resto, non a caso poi col centro-sinistra si fece lo statuto dei diritti dei lavoratori. E detto questo, vado verso la conclusione, perché questa questione ebbe poi un momento, diciamo così, significativo nell'undicesimo congresso. L'undicesimo congresso fu un congresso importante da questo punto di vista, cioè fu il congresso in cui Ingrao presentò un suo progetto, diciamo così, l'idea che il partito avrebbe dovuto presentare un modello di sviluppo, come lo chiamava, quindi un modello di società e di una composizione organica. E invece la linea di Longo, di Amendola, di Berlinguer, di Napolitano, di Alicate, che allora era abbastanza attivo, fu quella di dire: no, noi dobbiamo batterci per le riforme e operare in modo che nelle contraddizioni del centro-sinistra si costruiscano maggioranze che rompano questi equilibri per crearne più avanzati. Questa fu la scelta, e fu una scelta importante e decisiva. Ecco, io dico che Amendola si contraddì all'undicesimo congresso, secondo me. Perché si contraddì all'undicesimo congresso? Non per la linea politica, perché lui era stato il primo nel 62 soprattutto, dopo il 22° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, facendo una critica molto severa a Togliatti, apertamente nel Consiglio Nazionale, dicendo che c'era una reticenza in Togliatti nell'esplicare tutte le conseguenze del 22° congresso, e quindi, come le chiamò lui in un articolo famoso, cui disse le nostre corresponsabilità, e quindi la necessità che nel partito intervenissero mutamenti profondi, reali. E uno di questi mutamenti che lui chiese furono quelli che disse: bisogna fare le maggioranze e le minoranze, bisogna aprire il partito a una dialettica più aperta. Questa linea, da questa linea Amendola si ritirò, e nell'undicesimo congresso questa linea la portò invece Ingrao. Perché diciamo le cose come stanno, fu Ingrao il quale disse: bene, io porto questa linea, quindi si apre una dialettica nel partito. E fu Amendola a dire no, a dirlo anche in maniera aspra. Io ricordo bene le discussioni avute anche con me, con Berlinguer, allora io dirigevo con Berlinguer l'ufficio di segreteria del partito, quali furono la sua ostinazione, perché voleva che Ingrao uscisse dall'ufficio politico del partito. E Longo si oppose e restò mantenne Ingrao tutti gli incarichi. Devo dire che poi si contraddì anche Ingrao, perché nel 69, quando poi ci fu la vicenda del manifesto, il discorso più duro, se voi vi rileggete gli atti, il discorso più duro perché i compagni del manifesto lo fossero messi fuori del partito, lo fece Pietro Ingrao. Questa purtroppo è stata una storia un po' triste da questo punto di vista nel partito.
Quindi per questo ho detto che sì. Infine, concludo, per seguire la indicazione di Massimo, lui ha detto la geopolitica di Amendola. Ora io, per quel che riguarda il rapporto con l'Unione Sovietica, il PC, ho detto già, la ragione fondamentale per cui financo Berlinguer, che fece tutti gli strappi, ma non una revisione radicale, la ragione sta nel fatto che il PC, attraverso la via democratica al socialismo, però voleva superare, come lo chiamava Berlinguer per ultimo, non abbattere ma superare il capitalismo. E il fatto che in Unione Sovietica non c'era più il capitalismo, anche se c'era una società con una violenta dittatura, si riteneva che era un momento di transitorio, che poi prima con Khrushchev, poi con Gorbaciov, questa società sarebbe stata bene o male poi superata, ma il fatto che non c'era più il capitalismo creava le condizioni più favorevoli a tutte le forze che anche democraticamente volevano superare il capitalismo. Questa fu la ragione delle... Devo dire che in Amendola ci fu qualcosa in più, perché Amendola, la sua visione era totalmente e radicalmente diversa di quella sovietica, se c'era uno che, non a caso, nel corso della polemica del 62, Togliatti gli disse ad Amendola, in una riunione del Comitato Centrale, mi pare della direzione, gli disse che bisogna invitare ad Amendola a viaggiare un po' di più nel mondo, ma lui pensava anche a quel mondo lì che lui... perché Amendola non andava mai in quei paesi. Ma c'era un problema geopolitico, ha ragione Massimo. In questo invece Amendola era più di tutti, aveva questa visione. Da un canto fu l'uomo che ebbe l'intuizione, la determinazione di portare il PC in Europa. Il suo rapporto e la sua amicizia anche con Spinelli e la sua battaglia politica spinsero il Partito Comunista con Berlinguer, che aveva fatto già l'eurocomunismo, eccetera, a portare il PC in Europa. Ma lui aveva una visione, ecco, da geopolitica, il bipolarismo mondiale per Amendola era la condizione della pace. E io ricordo benissimo la discussione che avemmo nella riunione della direzione quando lui solo votò contro l'ordine del giorno di condanna dell'invasione del... La sua spiegazione fu appunto solo geopolitica. Lui disse: badate che, dato quello che ha fatto, alcuni atti che hanno fatto gli Stati Uniti nel Sud America, e anche la questione dei missili, come la vedeva lui, sia chiaro, lui diceva: c'è uno squilibrio e vedo l'iniziativa sovietica nell'Afghanistan come un riequilibrio. Se noi condanniamo questa, pensiamo che si possa squilibrare il bipolarismo, e lo squilibrio del bipolarismo è la guerra. Nessuno si illuda, o il bipolarismo si supera con un
accordi bilaterali o se ci sono atti unilaterali. E lui diceva: agli atti unilaterali degli Stati Uniti risponde, ma bisogna rispondere con atti unilaterali anche dell'altro. Io ho considerato, considerato con tutti i compagni di direzione un errore, fu un errore secondo me, questa di Amendola, fu un errore proprio anche geopolitico, nel senso non solo questa concezione di andare in un altro paese, anche se era stato, come si dice, chiamato, ma io penso che proprio in quella fase, appunto nella fase in cui c'era in discussione la questione dei missili in Europa, quello fu un errore proprio, e fu un errore di valutazione politica che fece Giorgio Amendola in quell'occasione. Tuttavia, finisco. Io voglio ricordare un'ultima cosa e concludo, riprendendo un punto iniziale di Massimo, ed è la lettera che nel 1979, cioè lui è morto nel 1980, era già pesantemente malato, lui fece a Giorgio Amendola, a Giorgio Napolitano, e che noi abbiamo pubblicato, perché io la mia rivista ha fatto poi un convegno su Amendola, abbiamo pubblicato questa lettera che Napolitano non aveva mai reso pubblica, perché è una lettera molto forte, molto dura, molto pesante. È una lettera in cui lui ricostruisce le posizioni estremistiche che si erano determinate in alcune fabbriche negli anni 70, la copertura, lui la richiama così, la copertura data dal sindacato e dal partito in una certa fase a queste situazioni, la mancanza quindi di una lotta politica su questo punto. C'era poi tutta una parte della lettera in cui lui riprende un tema essenziale, dice che sia il partito, c'è una critica molto forte anche qui al sindacato, al legalitarismo, sono argomenti molto più duramente fatti rispetto a un articolo che lui su Rinascita fece nel 1979 su questi temi, in cui si dice qui non si sta attenti mai al problema dell'inflazione, non si è portato una forma di egalitarismo e di negazione della meritocrazia nelle fabbriche, nello Stato, negli uffici. Fa una critica all'AMA, col quale lui aveva un rapporto molto affettuoso, anche per l'accordo fatto con la Confindustria di Agnelli sul punto di scala mobile. Pone quindi la questione di come questa situazione determina una inflazione continua. E lui fa un'affermazione molto netta e molto forte, cioè lui dice: l'inflazione colpisce soprattutto i lavoratori e le fasce più deboli. E quindi pone il problema, diciamo così, ancora una volta, se il sindacato e anche il partito guardano solo alle fasce operaie di lavoratori, di impiegati organizzati, tenendo fuori dalla loro visione tutto quello che avviene come conseguenza nella società e nelle fasce meno protette. Ed è una lettera molto forte, molto, molto dura, che, ripeto, alcuni di questi temi sono in quella. È una specie di testamento, nel senso. Perché poi pensate che la questione quando si dice la questione della scala mobile, la poneva lui già nel 79, poi
all'84 sono stata presa in volo, come fu presa da Craxi. Questa visione, diciamo così, questa visione, che era una visione molto critica, nel senso che lui lamentava, era questa la ragione per cui scriveva questa lettera a Napolitano, lamentava che nel partito non c'era più una lotta politica su tutte su queste questioni, che considerava fondamentale per una politica di riformista, di un riformismo che guarda ai problemi dello sviluppo del paese e del mezzogiorno, perché lui collocava tutta questa politica come una politica che squilibrava sempre più il rapporto con il sud e con il mezzogiorno, ed è, diciamo così, un manifesto di un certo riformismo, del riformismo amendoliano, diciamo così. E io penso oggi, concludo, che lezione dobbiamo raccogliere da questa. Una è quella che diceva Massimo Cacciari, e cioè il fatto che non possono esistere partiti, forze politiche, in cui non si affrontano sulla base di studi, di confronti, di dibattiti, di lotta politica, le questioni essenziali che investono la vita del paese. E d'altra parte, se non avvengono questo nei partiti, nelle istituzioni, non si capisce dove debbono avere, altro che partiti liquidi. È vero, Amendola aveva un po' una visione, e di questo veniva rimproverato, pedagogica. La serietà, il rigore, l'operaio comunista deve essere il migliore operaio professionalmente. Gli studenti debbono essere studenti. Io ricordo la polemica quando io ero segretario e responsabile d'organizzazione, mi veniva a trovare, voleva sapere, portava degli elenchini, ci sono quadri del partito, diventano funzionari del partito perché sono studenti fuori corso. Gli studenti fuori corso, fuori dall'attività. Noi abbiamo bisogno di gente che è in grado, non perché falliscono debbano fare questa politica, debbono venire quelli che sono i migliori. E cioè c'era, sì è vero, c'era un'opera anche pedagogica, un'opera pedagogica che serviva, e che serviva a, anche nel contrasto, nella lotta politica, nel modo di rapportarsi alla formazione di una classe dirigente. Questa è la problema. Come si forma una classe dirigente nel paese? Come si forma una classe dirigente nei comuni, nelle regioni, nelle province? Come si forma una classe dirigente se non c'è questo confronto, questa lotta politica, questa tensione e anche un po' di questa pedagogia? Ecco, questo io mi pongo questo interrogativo, certo non perché possa essere io poi a operare, io fra qualche mese faccio 84 anni, quindi per me quello che è fatto è fatto. Bene. Prima di aprire un breve dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire, consentitemi di ringraziare il prefetto Guido Nardone che oggi ci ha onorato della sua presenza. Poi se c'è qualcuno che vuole intervenire, che vuole aggiungere qualcosa, chiudiamo. Bene, grazie a tutti. Allora vi ricordo il prossimo appuntamento il 6 dicembre alle 18, sempre qui, col convegno su Dossetti. Grazie, arrivederci.